Ciao ragazzi, visto che in casa fa un caldo tremendo oggi per dormire, abbiamo pensato di andare a dormire al fresco, quindi in macchina fuori. Adesso facciamo vedere come si passa una notte in macchina. Che ne dite? Ragazzi, questa è l'entrata della nostra Batcaverna. Come potete vedere, abbiamo già sistemato i sediolini, abbiamo aperto dal cofano e niente, adesso prepariamo il tutto per farci una bella dormita. Speriamo al fresco. E niente, andiamo a prendere le cose che ci occorrono. Sì, devi fare il video, Alfonso che trasporta la coperta che dobbiamo mettere in macchina. Eccolo qui. Ed eccolo qui alle prese con aggiustare delle cose. Mettiamo la coperta, vai, tirala un po'. La dobbiamo stendere per tutta la macchina, dobbiamo starci in tre. La coperta, come potete vedere, già è pronta. Dai, io sto comodo. Tu già sei comodo e invece ci servono altre cose. Molte. Eh sì, siamo pronti? Andiamo a prendere. Alle prese con i cuscini. Molto difficile da portare. Iniziamo a posizionarli in macchina, che Andiamo. è una gran faticata. E mentre Alfonso si dirige alla postazione dei cuscini, ok, quella salsicciotto lo mettiamo, va bene anche così, dai. E come potete vedere, abbiamo iniziato a sistemare il tutto. Sto sudando più dentro casa che dentro casa. Adesso, più, allora, siccome è presto e sono le 9:30, Non abbiamo soldi. e quindi Vogliamo dobbiamo fare qualcosa. intrattenerci. Portiamo giochi, tablet, cosa vogliamo portare? Due? Carte, no, carte no. Non credo che. No, Mattia non riesce a giocare. Vabbè, proviamo un po' col tablet. Qualcosa. Dopo portiamo qualche merenda, qualcosa. Qualcosa da bere. Ok. Noi siamo in macchina, vedete? Vedete? E quindi Abbiamo preparato tutto, cuscini, intrattenimento. Coperte. niente, siamo a casa, come potete vedere. E quindi dopo ci prendiamo qualcosa per merenda. E Qualcosa da bere, qualcosa da siccome è presto, mangiare. dobbiamo Più passarci la calde notte. qualcosa. E in caso di pioggia Abbiamo anche l'ombrellone. abbiamo l'ombrellone, ma pioggia non ce n'è perché ci sono 40 gradi. 40.000 gradi. Fanno 40 gradi e sembra di stare sul sole. Sul sole Sì. sembra di stare Sul sole. in una sauna. Fuori Posso ordinare una cosa? dici? In macchina ci sarebbe morbido. A me no. Questi sono morbidi però. Sono morbidi? Sì. È come la pelliccia. Ma è spazioso, dai. Ci Sì. stiamo in tre. Poi se non c'entra qualcosa possiamo mettere qualcosa anche qua dietro. Vabbè, cosa ci Sì. serve mettere le cose avanti? Sì, ma io se tu vuoi dormire. Io metto così, no? Eh sì, ma ce la facciamo. E come? Vogliamo fare una prova? Sì. Ok. Ed ecco qui. Ci entriamo, va bene? Tutti. C'è tanto spazio, ancora un po' di qua, ancora un po' di là. Di qua. E ci siamo, Mattia, vedi? Non siamo stretti. Manca niente. Manca niente. No? Ma se io ho sete. E vado a prendere l'acqua. Sì. Vado io. Abbiamo i cuscini. Sì? Quindi vediamo come ci sentiamo bene. Già abbiamo fatto. Ecco qua, Guardate. guardate. Ci manca una cosa di qua e di qua. Possete Qua un vedere. po'. Sì, è comodissimo. Comodissima? È un po' duro qua. Un po' duretto? Gigante la Però io ho vista. pensato una cosa. Cosa? Sarebbe meglio chiudere l'ombrellone. Così avremo un po' di aria fresca in più. Che ne dite? Ma non piove. Per adesso non piove. Se piove, apriamo un ombrellino. Piccolino. Tanto siamo dentro la macchina. Anche se piove non ci bagniamo. Che dite? Poi come facciamo ad uscire? Facciamo il salto dal muretto. Allora, L'ombrellone è l'abbiamo chiuso. chiuso. Così abbiamo tanta disponibilità di spazio. La nostra porta da calcio ormai Distrutta. distrutta. Sembra che è passato un tornado. E domani riaggiusteremo tutto. Al nostro risveglio, domani mattina, vi voglio vedere belli attivi, che dobbiamo fare tante cose. Facciamo colazione, però andiamo a fare a casa. Sì, Tu sei ovviamente in sudatissimo. macchina. In macchina no, papà dopo
Dice, quante briciole in questa macchina? Va bene. E quindi facciamo vedere adesso cosa facciamo. Mattia, tu che gioco vuoi fare? Non lo so. Quello dei mangia serpenti. Mangia serpenti? Sì. Bene, facciamo il gioco mangia serpenti. Ok, e ve lo volete vedere? Certo. Ok. Questo è il gioco che ci mostra Mattia. Eccolo qui. Il gioco dei mangia serpenti. Visci di serpenti e niente, la hai riavviato il gioco. Facciamo da capo. Serpentone arancione che corre, 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 corre e mangia serpente grande, mangia serpente piccolo. L'ho mangiato. Fa un sol boccone. E quindi arriva in finale per 2, per 3 e per 4. Non arriva al per 5. E per 6. E mentre Mattia, tra un gioco e l'altro, non si sa ora, ha cambiato gioco. Ecco. Sul telefono. Ok. 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 Qui ci dice che l'uovo è pronto. Uovo di dinosauro pronto. Ho sbagliato. Torna indietro. Lo dinosauro. Ma voglio cosa si schiude? Tocca, tocca. Apri. E nasce. Cosa ci dà? Un T-Rex. Wow, toccalo. Bung. Nuova scatola che sarà pronta tra 59 minuti. 59. Ah! E Mattia ha velocizzato il tutto. E quindi è trascorsa già un'oretta. 7 gemme speso. Ole? 7 gemme. 7 like hai avuto. 7 like. Sì, sì. Come 7 like? Vedi, c'è il pollicione. A 7 persone è piaciuta questa creazione. Bene. Quello 20. Mentre Alfonso ha messo la sua Nintendo a effettuare un aggiornamento di Fortnite. E qua sta facendo l'aggiornamento. Ah no, è finito. E lì è finito, cosa? L'aggiornamento di Stumble Guys. Stumble Guys è finito l'aggiornamento. Ok. Io Alfonso sto gioca a Stumble Guys. Perché non ci gioco da tanto e volevo... Vediamo un po' cosa ci dà. Gettoni. Aggiornamento io. Bello. La ruota preistorica. Wow. Vediamo quanto costa. Ah, posso girarne una. Speriamo nella speciale. 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 Ruota preistorica. Ruota, ruota! Per sì! 20, sì! Hai ricevuto. Sì, però ce ne servono altri 100. Altri 100? Per sbloccare. Ok, va bene. È bello. Sì, sì. È bello. E voilà! C'è un dinosauro nel suo guscio. E un pterodattilo che è lo fatto. Porta. È fatto il mio. Vedi, ce l'ha in testa. Sì. Non si vede tanto. Oh. 60 monete, banconote. Banconote di Mr. Beast. Mm-hmm. E facciamo un giro di una e un giro dell'altra? Come preferisci? Un giro di uno. Un giro di Ruta Beast. Ruta Beast. E... Epica per 5. Mr. Beast. Ne ho già un bel po'. C'è quell'altra. E poi? Ora quest'altra. Pronti? Oh! Oh. Hai ricevuto una ruota speciale. Oh, e mentre qui facciamo merenda, sì, sono un po' più doppi di quelli classici. Oh, con bastoncini Alfonso, ricoperti di cioccolato. Ho vinto una di quello. Li abbiamo messi in frigo, così sono diventati molto più freddi e più buoni. Ma sono buoni, così non si sciolgono. Mentre loro continuano a giocare, io sto prendendo un po' d'aria fresca. Sono quasi anche a me. Sì, cosa? Io sono quasi fuori all'auto per prendere un po' di aria fresca. No, io ho una skin bellissima. Super mega bella. È quella qui.
Avete visto? Sì, sì. È super bella. Nel 3 metri l'ho vinta. Oh, sei stato bravissimo. Abbiamo 60. E di nuovo 60 banconote. Bene. Sentiamo la salute. E qui, dicevo, fa un caldo tremendo. Fuori. Tremendo, qua dentro fa tremendo. Tremendo, dentro l'auto. E fuori peggio ancora. Perché lo spengo. Anche Alfonso ha bevuto. E continuiamo il nostro snack in macchina di notte. Aspettate che adesso vi mostro. Sta. Come è buio profondo. Sì. Vedete? Molto. Sto coso che mi fa... Siccome siamo in giardino, abbiamo messo anche lo spray per le zanzare. Siccome qui ci sono tanti alberi, tanta vegetazione, abbiamo messo... Anche tante zanzare. Per questo ci sono tante zanzare. E stasera fuori la porta di casa nostra c'è anche un geco che dopo vi facciamo vedere. Eccolo qua. C'è un geco. Eccolo qui, è piccolissimo. E poi è una lucertola. Eh sì, però questo è un geco, non è proprio una lucertolina. Capito? Piccolo piccolo. E adesso si incammina verso un insettino che sta catturando. Perché loro escono di sera per mangiare gli insetti. Mattia che si fa un ballo in macchina. Il giro della trottola, il salto del canguro, il volo della lodola, le mani contro il muro. Passo del cammello, tutto. Il padero che rema, il topo, il pazzerello e l'elefante. Rema! E Mattia... Sta volando tutto. Si fa i suoi... I suoi spettacoli, le sue rovesciate, i suoi spettacoli in macchina. Stai giocando a calcio in macchina? Rigore. Giochiamo a calcio in macchina? Ecco qui i palloncini alla riscossa. Palloncini, arrivo in macchina. Ok, invade il mio colore preferito. L'invasione di palloncini. Facciamo una festa di compleanno la prossima volta in macchina? Ti auguri a te, tanti auguri a me, tanti auguri a te, Alfonso e a me, tanti auguri a me. Ehi, bambini, ma non avevo visto, è mezzanotte. È mezzanotte? Sì. Ah, e quelle sono, vedo. Quindi? È venuto il momento di dormire. È venuto il momento di... dormire e svegliarci domani mattina. Loro si abbracciano e buonanotte. È mezzanotte. Noi ci siamo messi a dormire. Oh, io sono stretto. Adesso è stretta la macchina. Dai, sei pronto? Va bene così? Sì. Ok, noi ci siamo messi a letto. No? A letto. A letto macchina. A letto macchina. E quindi vi auguriamo Buona notte. Ciao. Ciao. E se non siete iscritti, iscrivetevi al canale, lasciate un like e attivate la campanellina. Ciao. 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 Loro si sono addormentati e adesso chiudo tutto e buonanotte.